Ecco, mentre invece il Fonzo, quello che piace a noi, ce l'abbiamo, eccolo qui, sta qui il Fonzo di Original. Fonzo, buon pomeriggio. Ciao Luca. Io non ho mai capito questi zoccoli cosa vogliono dire, me lo spieghi? Vabbè, poi me lo dirai. Fatto sta che il buon Fonzo è qui e sicuramente vorrà darci qualche consiglio per il suo buon consumismo. Assolutamente sì, Luca, innanzitutto grazie per i complimenti, perché il backgammon è la mia vita, tu lo sai, io ormai lo faccio col pensiero, backgammon. Vinco solamente col pensiero. Senti Fonzo, ma quando hai iniziato a giocare a backgammon? Non ci ha sentito. Perfetto. Fonzo, invece oggi come vuoi esserci utile? Ma caro Luca, si avvicinano i momenti in cui bisogna fare delle feste e soprattutto bisogna andare in estate da qualche parte importante. E oltre ai bagni Giulia, sì, no? Sì. Anzi, Bagnella la più sì. Che altro. Io volessi fare una camminata a Zakopane. Anche tu, Fonzo, ma oggi insomma tutti con Zakopane. Zakopane, e allora Fonzo, hai poco tempo, quindi non perdiamo tempo, questi tuoi 3 minuti sfruttiamoli per parlare con qualcuno a Zakopane. Assolutamente caro Luca, perché come dicono i latini, apotos calabolas lanirolas. E che cosa vuol dire? Se vai a Zakopane. Onesta, buongiorno. Buonasera a tutti quanti voi, io sono Fonzo, sono amico di Roberto, non so se... Lei chi è, scusi? Alfonso, buonasera a voi. Alfonso chi? Alfonso Rossi. Buonasera. Va bene, comunque il mio numero, il vostro numero me l'ha dato un amico in comune, dice che si trova bene con voi con i viaggi. E siccome io faccio sempre il fai da te ogni anno, perché insomma te che la famiglia si risparmia molto, no, sul fai da te, quest'anno ho deciso di ritornare in una località insomma che è a me molto cara, perché dovete sapere signorina o signora, adesso non lo so, ma nel lontano 1971 io insieme alla mia famiglia andavamo in questa località che si chiama Zakopane. Sì. Zakopane, sapete dove si trova? Ma chi è, scusi, non lo so. Non... Buonasera, sono Alfonso, volevo prenotare queste vacanze a Zakopane, che è una località a pochi chilometri da Cracovia, in Polonia, ed è una vacanza diversa dal solito. Io mi ricordo che anni fa, quando ero a Zakopane con mio padre, con mia mamma, e devo dire che lì ci sono un sacco di cose carine da visitare. Mi ricordo il museo egizio di Zakopane, una cosa straordinaria, perché poi dico io, ogni anno sempre un mare, no? Sempre in Calabria oppure a Rimini. Quest'anno mi voglio fare una vacanza diversa dal solito, insomma anche un po' acculturata. Pure perché, come dicono i latini, melius abundare quam deficere. Meglio abbondare che scarseggiare. Voi come potete mettere, insomma, come posso organizzare queste vacanze? Fatemi capire, io vengo lì direttamente, non c'è problema. Le passo un attimo alla mia collega, un attimo. La ringrazio. Ehi, Fonzo, chissà, vorrei registrare quello che dice. Ecco, vediamo, Zakopane. Viva cavazzo. Onesta? Buonasera, sono Alfonso. Sì. Buonasera, ho parlato anche con la vostra collega. Io vi chiamo, sono un amico intimo di Roberto e mi dice la collega che non si ricorda. Comunque è un conoscente, mi ha dato il suo numero di telefono, si è trovato bene quest'estate perché ha partito insieme alle vostre iniziative, no? Io quest'anno volevo organizzare una vacanza diversa dal sole, vorrei essere a Zakopane. E noi abbiamo Zakolatte, le piace a lei? Ma scusate, ma non è uno scherzo, siate con Pagartina della Polonia, perché se voi facete l'agenzia Senta, di viaggio... Senta, ma mi vuole dire che radio è? Così saluto tutti i miei amici. Scusate, ma quale radio? Ma io vaga pazza, io sto dicendo... Ma io fare... la sento sempre, perciò... Ma sentito sempre? Ah, non mi sentite, scusate. Adesso non mi ricordo, ma la sento sempre. Complimenti per il programma. Va bene, allora questi ce li prendiamo, però signorina ci consenta, visto che lei lavora in un'agenzia di viaggi, dovrebbe sapere che Zakopane è effettivamente una località turistica molto in voga in Polonia, quindi insomma dovrebbe... Ah no, ma noi la Polonia non la trattiamo, i polacchi ci fanno un po' così, un po'. Ma che sta dicendo? Signora, ma lei sta dicendo, è razzista in diretta, questa cosa non è bella. No, razzista mai, e sono razzista verso gli europei. Ma come si chiama questa agenzia? Così ci facciamo un po' di pubblicità, recito. Onesta Viaggi, Viaggi allora... Mille, vi aspettiamo tutti, venite a programmare le vostre vacanze qui da noi. Soprattutto i polacchi, andiamo là e facetelo la chiedetela a battere, basta, arrivederci, chiamiamo qualche altra agenzia. Ciao, 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 prossima agenzia, vediamo. Andiamo avanti. Vediamo ragazzi, caro Luca. Purtroppo, anzi fortunatamente ci ascoltano dovunque, però caro Fonzo... Non preoccupare. Stagio da Zippoli, Zakopane. No. Dottor, buonasera. Buonasera, senta, sono Alfonso. Pronto? Pronto? Sì, mi sente? Sì, l'agenzia di viaggio? Sì, ditemi. Buonasera a voi. Sentite, sono Alfonso, un vostro vecchio cliente. E qualche anno ho viaggiato, in effetti, come dire, il fai da te ho fatto, no? Per alcuni anni per risparmiare, perché ci sta la crisi. Quest'anno, sinceramente, siccome ho trovato un lavoro un pochettino più redditizio, io vorrei ritornare in una vecchia località, perché chi sta, in effetti...
faccio l'agricoltore, vi dico la verità, no? Qui c'è la coltivazione di funghi e devo dire che va bene pure, perché prima facevo lo stipendiato, adesso invece non tengo problema lo stipendio mese a mese, perché poi diciamo la verità, 1.000 euro al mese con questa crisi, cara signora mia, ma che te ne fai? E invece ci mise i funghi, a mattina mi sono 6-5, fino ai 9:30-10 mi faccio la coltivazione dei funghi e sinceramente a fine del mese 2.000-3.000 euro escono secondo me. Poi tengo pure tempo, cara signora mia, mi da coca alberghetto, insomma, vieni 10:30-11, no? Io finisco a mettere i funghi. Qua roppo va a mettere il mulignale, capito a me? Pronto? Non era molto propenso ad ascoltarti, però stavo impazzendo, ti giuro. Chiamiamo un'altra. Ah, posso superare il nocciolo della questione perché è Gianza Copane, eh? Fonzo, io ti amo, ti giuro che ti amo, eh? Grazie, Luca. Perché come dicono i latini, veritas filia temporis. Che vuol dire? La verità è figlia del tempo. Ah, chi l'ha fatta questa citazione? Che l'ha fatta la chiama che ha un evangelio. Ah, va bene, lasciamolo stare. Stata tu te da pater soli, sta sembrando. Andiamo. La chiama. Andiamo avanti. Ma come si fa? Ma come si fa? Attenzione. Vediamo se ci risponde un'altra agenzia di viaggi. Se mangiamo. International. Pronto? Sì, prego. Pronto, buonasera. Parlo con l'agenzia di viaggi? Sì, ah, buonasera a voi. No, vi sento male. No, vi sento male perché tengo sto cordless, ma ci ho cattato la settimana passata. Sei in offerta, signora cara. 10,90 euro, ma non balla manca un euro. Vuol dire che capiamo che cattato. O cordless e Winks. E che le sono che sei in offerta? È rosa. Parlo di Enzo Fommanella, però ricetta va a bottalo. Sa la mia nipotina che ci piace dei Winks. Dice, io volevo pigliare ventenna, ma non tenevo. I vagapazzo. Signora. Prego, dica. Allora, io ho chiamato semplicemente per farvi una domanda, perché volevo fare un viaggio a Zakopane. Voi conoscete questa località a 100-200 km da Cracovia, in Polonia? Possiamo vedere dove si trova? Posso vedere tutto quello che sì, lei dice? Sì, perché con Nera Porcellino per la verità, riservo sempre con gran piacere questo ricordo, no? La mia prima volta, diciamo la verità, e tenevo 13 anni, è stata a Zakopane, a Re dei Cascati Zakopane. Io sono andato lì con mia cugina, no? Eravamo 3-4 famiglie, tutte quante insieme. E con mia cugina, pazio dottore l'infermiera, mittamanacca, ottamanalla. E mi ha fatto la rettoscopia. Quello è proprio un classico, quello è proprio un classico. E che volete fare? Però mo si è sposata, si chiama Addolorata, si è casa a Torino. Che la verità, signore, non è che la bucina. Adesso per tutta la vita sto nome Addolorato. Ma proprio pure la mamma, Richino, ma con tanta nome. Con rispetto ma maronna Addolorata, no? Ma gli ammalli da maniera sta porcerina. La pizzerella, pure con un cugino come lei, poi voglio dire, poverino. Comunque, sì, comunque, cara signora mia, mi ricordo. È che ti è andata tanto bene. Sì, ma comunque io volessi avvariare, Reggio Zakopane. Vabbè. Hanno fatto i borboni pure là, come sta a Caserta, sta pure a Zakopane, sta là qua la signora Vita. Sta là qua, bravo. E perché la scaloppina e Zakopane, cara signora Vita. Tutte e sei la scaloppina mi faceva che la papà mi consolava. La squisitezza. E perché? Perché un Zakopane, io da Serie C, no? I membri tutti partiti dallo Zakopane, una cosa esagerata, cara signora Vita. Cioè, stiamo centravando dallo Zakopane che era straordinario. Perfetto, perfetto. Quagliarino. Alla fine voi pulite o non pulite a sta Polonia? O laghe Zakopane, ci sto. Voi volete andare? E io manco pure un laghe Zakopane, me lo invento per voi se non c'è. Ah, ok, signore, quanto costa? Ma voi ditemi quante persone si arriva manca a tutto qua. Ah, no, sono solo io, signore. Ah, ok, perfetto, quante sono voi? Allora, quando volete andare? Partenza, io mi scrivo tutto qua. Vorrei partire praticamente il 21 maggio, più o meno, 21 maggio. 21 sì. Maggio, sì. Perfetto. Sì. Ma solo andato o volete pure ritornare? No, signore, voglio tornare. No, no, pensavo avete parlato con tanto entusiasmo, signor, però, in questo posto, pensavo voleste rimanere là. No, pure perché immagino formulate i marmi Zakopane, perché io mi ricordo quando ero piccolo, roppa storia con mia cugina, cara signora mia, a chiappai una nucciola. Ma sinceramente la storia con le vostre cugine non tanto no, interessa. No, una volta che cominciò a pigliare gusto con mia cugina, poi mia cugina capì la situazione, c'è tal fomo, basta perché siamo pure parenti di sangue, è meglio che evitiamo, no? O là di Zakopane, c'è sta rotonda Diaz che sta dicendo là alla rete, no? E c'è sta recente alla rete esagerata. Là dietro, sì. Ma perché la rotonda è Maratona e Zakopane? Signora mia, ma là è una zona altissimo livello. Altissimo livello, allora non potete andare. Ma perché i cannoni Zakopane l'avete mai provato, signore? Non potete andare, se è altissimo livello, come si fa ad andare? Come si fa? Come si perché? Fa? Che volesse frigio, scusa. Va bene Fonso, meglio così. Senti Fonso, ma sinceramente, ma non per sapere i fatti suoi, dici che ci sei già stato, ma da che anno manchi da Zakopane? Ma non ho dubbi, dalla 1971.
I Tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.